pronti via, dai si va, rossi e gialli voi qua. Cool down, sketch a play, colpo balli, tutto ok. La preghiera te lo giù, 10 punti vanno in blu. Scoccia qui, tagliala, ma se piove che si fa? Yeah. Via Vai, mi indicherai il sentiero della vita. Dopo 4 anni è tornato il Grestival, la festa presentazione del Grest dedicata agli animatori degli oratori della diocesi di Brescia. Alla serata, ospitata venerdì 25 maggio all'oratorio San Bernardino di Chiari, hanno partecipato circa 1000 animatori. È una crescita personale, assolutamente, perché essendo che comunque ho iniziato quando avevo 14 anni, è stata comunque, mi ha sempre accompagnato nel corso della mia adolescenza e soprattutto ho sempre apprezzato aiutare i bambini, stare con i bambini, stare con loro e anche loro avere un posto diverso da casa con cui, in cui stare e mi sono sempre divertita, è sempre stato molto istruttivo per me e anche per i bambini. Il Grest diventa certamente un'esperienza, forse nemmeno la più importante dal punto di vista della trasmissione della fede, ma ha delle caratteristiche estremamente importanti. La prima è quella di coinvolgere i nostri ragazzi in un'esperienza di servizio e credo che possano crescere nella logica della responsabilità proprio attraverso lo spendersi nei confronti dei più piccoli, passando dall'essere semplicemente fruitori di un servizio ad essere coloro che con fatica cercano di organizzarlo. E l'altra cosa è proprio che il Grest diventa la possibilità di coinvolgere anche quegli adolescenti che tante volte rimangono un po' ai margini della parrocchia, bravi ragazzi ma che per tanti motivi non frequentano, e diventa l'occasione per dire anche a loro: guardate che c'è una comunità cristiana, che stare insieme in oratorio e quindi stare insieme da cristiani significa dare un senso compiuto alla propria vita. L'estate 2024 desidera essere l'occasione per prenderci per mano ed educarci a camminare, a scoprire il valore di una quotidianità vissuta a passo d'uomo. Abbiamo scelto il tema del cammino quest'anno, è il tema che accompagnerà i nostri animatori durante l'estate e siamo partiti da alcune domande che poi si sono trasformate negli obiettivi che accompagneranno i nostri animatori, quindi il perché mi metto in cammino, con chi voglio camminare e dove voglio arrivare. Quindi utilizzando queste domande vogliamo farli ragionare su quello che può essere il cammino della loro estate in primis, ma in generale sul cammino della loro vita. Protagonista della storia sarà appunto Dante, che partendo dal purgatorio dovrà fare un cammino di scoperta per poi tornare a rivedere le stelle nel paradiso. Il cammino infatti costituisce uno dei paradigmi più utilizzati per narrare l'esperienza umana. La vita dell'uomo è sempre un cammino, attraverso la realtà dentro la quale tutto capita. Scopriamo e sopportiamo, progettiamo e realizziamo, spinti da qualcosa, in compagnia di altri. Beh, stasera c'è tanta energia e questa è una cosa bellissima vista sul volto dei ragazzi. Possano davvero esprimere quello che anche questa sera stanno vivendo, portandolo come animatore, portando un'anima anche dentro i nostri oratori. Beh, il messaggio è quello della gioia, la gioia di poter camminare insieme. La figura di Dante è una finzione che ci serve per illustrare questo cammino verso il paradiso, verso la gioia, verso Dio. E quindi ci auguriamo che quest'estate il Grest possa essere così un po' di paradiso dentro i nostri paesi. Accompagnate gli altri più piccoli di voi. Gli animatori sono quelli che si fanno vicino, si mettono a fianco, sostengono. Di nuovo allora vi ringrazio. Sappiate che tutti vi siamo riconoscenti e nello stesso tempo ci fidiamo di voi, siamo convinti che quello che darete agli altri più piccoli sarà molto prezioso. Buon Grest a tutti!